Sono MandelabGT e su video vedremo come collegare una tastiera o un mouse al nostro tablet. Ricominciamo subito. Ci occorre un cavo OTG. Allora, lo colleghiamo subito. Iniziamo con la nostra tastiera. Come potete vedere funziona, ma andiamo più nel dettaglio. Apriamo ad esempio Google Chrome. Scusate un attimo. E possiamo scrivere Google Immagini. Eccolo qua. Google Immagini. Come potete vedere, funziona perfettamente. Una funzione che c'è sulla mia tastiera è il tastino per la calcolatrice, che ci collega alla nostra calcolatrice. Ad esempio, possiamo fare 5 per 6, se sappiamo tutti che fa 30, però vediamolo, invio 30. Allora, premiamo ESC per uscire. Poi sempre sulla mia tastiera ci sono alcuni tasti tipo collegamenti, ad esempio c'è il tasto per la posta elettronica, Gmail e email, o il tasto per andare direttamente alla nostra home, oppure il tasto per collegare al nostro lettore, ad esempio io ho Play Music e Walkman. O anche ad esempio abbiamo il tasto per regolare il volume. E poi tante altre funzioni in base alle vostre tastiere. Adesso passiamo invece al mouse. Come potete vedere, ci creerà un cursore come quello sui PC che funziona, che emula in un po' il nostro dito. Ad esempio, possiamo scorrere tra le pagine, possiamo tirare giù la nostra tabella delle notifiche e tante altre funzioni. Ci vedere sempre con una ricerca di Google. Andiamo a scrivere, tipo cancelliamo, ecco qua, non so, Google, sì, Gig, come no, Google, potete vedere che funziona, funzionano a me i tastini per tornare indietro, che ci tornano indietro nelle nostre pagine e alla fine ci fanno ritornare la nostra bomba. Va bene ragazzi, questo è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella raga. Bella raga.